Credo che sia una nomina molto importante per le Nazioni Unite, una scelta molto saggia del segretario generale Ban Ki-moon, perché sceglie un professionista molto apprezzato, molto conosciuto nel mondo onusiano, ma anche molto competente in materia di immigrazione e di rifugiati. Per l'Italia naturalmente è una grande gioia, è un elemento, un riconoscimento dopo tanto tempo di una posizione di primario livello dentro la grande famiglia delle Nazioni Unite. L'alto commissario per i rifugiati è una delle figure chiave delle Nazioni Unite. E l'Italia da tempo non aveva nessuno in questi organismi. Per noi naturalmente è un riconoscimento del lavoro di Grandi, che ho sentito ieri, a cui ho fatto il mio in bocca al lupo di cuore, è un riconoscimento da parte del segretario generale, che ha avuto modo di apprezzare il lavoro anche del nostro paese in questi mesi su questo tema, ed è anche una responsabilità in più, perché come è naturale che sia, il fatto di avere molte proposte nei tavoli internazionali e anche di avere un po' di crescente ruolo in queste partite ti porta anche ad avere più responsabilità. Quindi è un elemento di orgoglio per l'Italia, ma anche di responsabilità per quello che dovremo fare, e naturalmente poi è un elemento di grande soddisfazione personale per Grandi, che davvero ha tutte le caratteristiche professionali per svolgere al meglio questo ruolo. Ho scambiato qualche parola con il suo predecessore proprio qualche istante fa. Lascia l'Alto Commissariato in ottime mani.